universitario, ma soprattutto a parte quello, è un amico e tra l'altro abbiamo stretto amicizia al tempo del terremoto dell'Aquila, qui a Milano. E allora, Salvatore, tu hai scritto: da più parti sta maturando la consapevolezza che la competizione del futuro si svolgerà sempre più sulla qualità del capitale umano dei singoli paesi. Vincerà chi riuscirà a massimizzare appunto l'investimento sul capitale umano, la promozione delle imprese attraverso la creazione di una base industriale nuova, più moderna e competitiva. In questo senso, la sfida si misurerà appunto sulle biotecnologie, sui calcolatori quantistici, sull'intelligenza artificiale e sulla capacità di collezionare e analizzare dosi sempre più massicce di dati. E infine, la trasformazione del vecchio stato sociale in una nuova rete di solidarietà, diffusa nella società incentrata sui reali bisogni dei cittadini, oltre che sul loro diritto di scelta, e nel dare ai propri traguardi sociali, culturali e economici anche una credibilità nello scacchiere globale, grazie a quella che Joseph Nye ha definito smart power. E anche scritto nel descrivere il tuo ultimo libro, che ricordo si chiama Geopandemia, decifrare e rappresentare il caos, edito da Castelvecchio, hai scritto: geopolitica, due punti, la pandemia si è inserita in un determinato contesto storico, facendo saltare equilibri già precari, indicando quindi la pandemia Covid un momento di passaggio importante per questa ristrutturazione e per questo cambiamento. La domanda è: a che punto siamo oggi in questo processo? Come ci si va incontro? Il presunto Gran Reset, di cui si fa un gran parlare, post-industria 4.0, va in quella direzione, anticipando i tempi che volete imporre? Premetto che questa è la prima di 5 domande. A Ti te. ringrazio Gabriele. Giustamente tu hai citato l'evento del terremoto dell'Aquila, dove abbiamo avuto occasione di approfondire il nostro rapporto con te, con Arrigo Trevisanello, che siete stati presenti e vicini alla comunità aquilana dalle prime ore di quel drammatico 6 aprile del 2009. Allora, tu hai, diciamo, colto alcuni aspetti di questa riflessione, che in realtà è il frutto di un percorso un po' più lungo e un po' più articolato, ma a volte, diciamo, ci sono delle esigenze anche di mercato, passatemi questo termine tra virgolette, e quindi cercare di cogliere un flusso di attenzione rispetto a determinati temi e da qui l'esigenza con l'editore di presentare al pubblico una riflessione su quello che può essere l'impatto geopolitico delle conseguenze del SARS-CoV-2 o SARS-CoV-19. Io in realtà sono alcuni anni che sto ragionando su questo che tu hai definito un cambio di paradigma. Il paradigma è stato introdotto nel dibattito epistemologico e sociologico da uno storico, si chiama Kuhn, uno storico della scienza, che appunto nota come nel procedere tra visioni scientifiche o tecnologiche, in realtà non ci sia un progresso lineare, ma che ci sono dei salti di paradigma che possono essere sostenuti da una particolare visione ideologica, da una lettura del cosmos intorno a noi, o appunto dal fatto che una determinata visione tecnologica possa prendere il sopravvento. E dicevo da alcuni anni e in questo percorso, come dire, ad esempio, ho registrato un'attenzione di alcuni leader mondiali, pensiamo a Vladimir Putin. Circa 3 anni fa, ho riportato questa testimonianza in un articolo apparso sul mensile Tempi, ho trovato una riflessione di Putin sul tema della tecnologia e in qualche modo è come se Putin avesse mutuato quella che era la legge di Mackinder della geopolitica. Mackinder, che è uno dei padri della geopolitica, è stato tra i fondatori della London School of Economics e quindi antitetico rispetto a Hausdorff, cioè la visione di Mackinder è delle potenze talassocratiche che tendono a spezzettare il potere del continente eurasiatico per riuscire a mantenere il potere del mare sulla terra. Bene, Mackinder, in modo quasi oracolare, che cosa ci dice? Chi controllerà il cuore dell'Earthland, cioè dell'isola mondo, del continente eurasiatico, controllerà il mondo.
Putin, circa 3 anni fa, ha chiosato in modo un po' diverso, ha detto: chi controllerà lo sviluppo dell'intelligenza artificiale controllerà il futuro del mondo. Intorno a questa frase ci sono alcune riflessioni da fare. Ad esempio, la Cina, rimaniamo sempre alla lettura ufficiale, anche se considerando anche il livello di tensione che si è raggiunta nello scontro tra Trump e la Cina, Trump avesse avuto in mano notizie più dettagliate tramite i satelliti, eccetera, del mancato controllo da parte delle autorità cinesi del propagarsi della pandemia, l'avrebbe chiaramente giocata sia in chiave interna che in chiave esterna. Quindi invece la sua propaganda è rimasta a un livello molto basilare, cioè il fatto di battezzare il Covid SARS-2 e il Covid SARS-19 come l'influenza o il virus cinese, mutuando l'espressione del virus spagnolo, della febbre spagnola. E perché dicevo questo? Perché in Cina in questo momento c'è un sistema di controllo sociale fortissimo, alla Black Mirror. Non so se la categoria novecentesca del totalitarismo sia utilizzabile per il regime cinese, perché il totalitarismo, come ci insegnano tutti i massimi scienziati della politica, prevede non soltanto un meccanismo pervasivo di controllo. Ad esempio, ci sono alcune pagine di Carl Smith che si scaglia contro Hobbes, perché Hobbes, nella sua riflessione su Leviatano, dice che comunque l'obbedienza del suddito rispetto al Leviatano è sufficiente che sia un'obbedienza di tipo formale. Poi nella sua cittadella interiore l'uomo può fare e pensare quello che vuole. Invece Carl Smith, che è il teorico dello Stato totale, dice no, la pervasività politica ed ideologica deve essere totale, per cui non ci può essere una idiosincrasia, una distanza tra il comportamento interiore e il comportamento esteriore. E poi il totalitarismo novecentesco, a differenza dell'autoritarismo, quando si dice no, Franco è un regime autoritario, perché Franco, a differenza della Falange, seda il popolo spagnolo, quindi dopo la guerra civile non c'è una mobilitazione, e quindi in qualche modo raffredda la temperatura politica. Invece il totalitarismo si basa da un lato sul controllo totale assoluto, come quello che in qualche modo definisce Carl Smith, ma dall'altra una continua e costante mobilitazione delle masse popolari all'interno della vita pubblica. Questo è certamente presente nel nazionalsocialismo, è presente nel regime bolscevico, in parte nel regime fascista, che si colloca a metà tra il franchismo e il nazionalsocialismo e il comunismo. Quindi utilizzare una categoria di questo tipo, che prevede una mobilitazione delle masse popolari in un regime come quello cinese, non so se è perfettamente corretto. Ma che cosa accade? Che oggi, e questo lo spiega molto bene il mio maestro Giuseppe Sacco, a cui si deve un libro fondamentale dal titolo Industria e potere mondiale, che chi oggi è in grado di dominare questo paradigma tecnologico basato sulla conoscenza in profondità dei dati, e quindi l'intelligenza artificiale funge da meccanismo predittivo. Questo noi ne abbiamo un'esperienza basilare frequentando le pagine dei social network, facendo delle ricerche su Google. Ogni volta continuiamo a stupirci, ma in realtà non dovrebbe essere così, che ognuno di noi fa una ricerca su un determinato prodotto sui nostri device, sui diversi social network, siano essi Facebook o Instagram, appaiono dei suggerimenti in grado di orientare il nostro comportamento. Nel brevissimo lasso di tempo gli algoritmi e gli strumenti a disposizione del controllo politico saranno sul modello di Minority Report, cioè saranno in grado di predire una serie di comportamenti dell'essere umano, quindi predizioni sul versante del consumo, del comportamento sociale, eccetera. Quindi c'è questo, fondamentalmente l'intelligenza artificiale serve per raccogliere una mole e lavorare, cioè la mole massiccia di dati e di informazioni che sono state raccolte perché ognuno di noi sistematicamente, tramite queste finestre sul web che sono i social, i nostri comportamenti, costantemente
costantemente dà a questo sistema che continua a digerirlo. Il livello, vi faccio anche degli esempi perché comunque io professionalmente non faccio solo il docente universitario, tra l'altro di una materia molto fisica, la geografia, ma mi occupo anche di startup e innovazione. E proprio recentemente ho avuto occasione di vedere una startup incentrata sullo sviluppo delle applicazioni di un software che metteva insieme il riconoscimento facciale con l'attenzione di un cliente rispetto a dei prodotti posti in determinate posizioni sugli scaffali. La parte del neuromarketing ormai è sviluppata da 30 anni, quindi tutti coloro che sono chiamati ad organizzare uno spazio commerciale della grande distribuzione sanno come posizionare i singoli prodotti per avere maggiore propensione all'acquisto, ma oggi questi sensori, queste telecamere supportati da questi software di riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale sono in grado di anticipare per ora con un lasso di tempo marginale, parliamo di qualche minuto, che è dato dal modo con cui la nostra vista si sofferma su un determinato oggetto e l'espressione che il nostro viso prende in un determinato momento, ma man mano che la mole di dati si accumula sui server diventerà un dato e un tema sempre più importante. Ma questo tema non è presente soltanto in Cina, si parla molto di Cina, in Cina tutto questo è sviluppatissimo perché loro hanno già affrontato sia la SARS-1 ma anche una crisi da influenza suina, dove dovendo discriminare quale capo abbattere tra le centinaia di milioni di maiali allevati, venivano utilizzati i termoscanner, cioè quella tecnologia che oggi viene applicata per misurarci la temperatura, è stata sviluppata e ha affinata in Cina, quindi termoscanner con riconoscimento facciale, per decidere quali maiali dovessero essere abbattuti perché avevano dei sintomi che potevano far immaginare la presenza di un'influenza suina. Il problema è che questo tipo di tecnologia fa sì che chi si trova a dominare questi strumenti si troverà in una condizione difficilmente scalzabile da qualsiasi tipo di opposizione. Cioè il tema vero dei prossimi 20 anni sarà che il dominio di questo tipo di meccanismo renderà praticamente, uso un termine forse un po' forte, impossibile immaginare una forma di opposizione, perché si creerà un meccanismo alla Matrix, non tanto alla Matrix 1, che è un film che abbiamo visto tutti, Matrix 2 e 3, che sono film in realtà noiosissimi, ma presentano una grande realtà, cioè il fatto che anche Zion, cioè il luogo dell'opposizione, era stato creato dalla matrice perché è all'interno dell'uomo il principio della ribellione nel momento in cui le sue realtà più vere e profonde sono conculcate. Allora, per evitare che la strada della ribellione possa prendere una strada totalmente antitetica al sistema, la matrice crea al suo interno uno stesso modello di opposizione. E tutto questo sarà ancora più forte all'interno della cornice che vi sto disegnando. Ma questo, diciamo, che può sembrare fantascienza, è in realtà qualcosa che viene sistematicamente già utilizzato appunto nel marketing, nelle scienze predittive, nei computer quantistici e quant'altro. Il tema vero di questo momento è che in realtà il dominio tecnologico non attiene ad una sola superpotenza. Io nel 2005 avevo scritto un volumetto, una riflessione, dal titolo Frammenti di un mondo globale, quindi intuivo che la globalizzazione avesse in sé una serie di contraddizioni, ma che il mondo generato da quella cronologia fatale, 89, caduta del muro di Berlino, di unificazione della Germania, di dissoluzione dell'Unione Sovietica, sarebbe stata messa in discussione non tanto dall'avvento di una o più potenze revisioniste,
quanto dal crollo o dal cedimento del centro del sistema imperiale. Oggi, diciamo, tutti i dati, questo un sociologo francese che è stato l'unico, veramente l'unico, a capire che l'Unione Sovietica stava venendo giù, Emmanuel Todd, che ha scritto un libro che si chiama La fine dell'impero americano, ci dice che ci sono delle paradossali analogie tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, in termini ad esempio di concentrazione carceraria della popolazione e tutta un'altra serie di meccanismi. Quindi il centro stesso dell'impero, che aveva raggiunto l'apice vincendo la guerra fredda, si è andato sistematicamente logorando, prima con l'intervento in Afghanistan, poi con la guerra in Iraq nel 2003, con la guerra basata, come tutti noi sappiamo, sulle fake news, e poi, diciamo, fino a queste elezioni, perché in realtà, anche se l'America imperiale è riuscita a contenere e a domare il presidente populista, nel fare tutto questo è apparso chiaro al mondo che esiste una sorta di deep state, cioè delle agenzie governative semi-indipendenti, talmente autonome da sfuggire al potere democratico della Casa Bianca, e che queste realtà hanno degli addentellati con quelle mega aziende che vengono chiamati OTT, già il nome, over the top, cioè sono oltre qualsiasi scala, quindi Google, Amazon, Facebook, che si sono pesantemente arricchite grazie proprio alla pandemia, hanno mostrato a tutto il mondo quello che sta accadendo. Quindi la crescita della Cina come potenza revisionista non è frutto di una volontà della propria classe dirigente. Io personalmente, cioè, ho una visione non, come dire, cioè, la Cina in tutta la sua storia non è mai stata una potenza imperiale al di fuori del suo sostrato etnico e dei confini che loro reputano naturali. Quindi loro all'interno di questi confini considerano anche i territori occupati dagli Uiguri, Hong Kong, Formosa e il Tibet. Quindi è chiaro che per una sensibilità come la nostra fare un ragionamento di questo tipo può essere urtante, ma loro considerano questi spazi come la matrice etnica e i confini su cui si deve estendere il meccanismo di sovranità, con la consapevolezza che tutte le etnie possono essere giocate da un potere esterno, come già è accaduto in passato, per tentare di innescare un meccanismo o di guerra civile o di regime change. Quindi che cosa sta facendo oggi la Cina? La Cina da un lato non accelera la crisi interna degli Stati Uniti, la crisi della globalizzazione, la crisi dei ceti medi, la distruzione dei posti di lavoro, la deindustrializzazione, ma accompagna, perché hanno chiara la lezione di Niall Ferguson, che proprio nella sua riflessione sulla caduta dell'Unione Sovietica descrive un mondo sbilanciato. Paradossalmente gli americani erano riusciti perfettamente a convivere con l'Unione Sovietica, anzi, cioè era un codominio mondiale. Quando l'Unione Sovietica è collassata, il mondo si è sbilanciato e oggi gli Stati Uniti stanno precipitando dietro a questo sbilanciamento. Quindi i cinesi vogliono evitare innanzitutto un tema di questo tipo e mettono in campo delle strategie come la penetrazione in Africa e la definizione della via della seta terrestre come alternative a un possibile blocco del Pacifico e soprattutto del Mar Cinese meridionale, sia per l'esportazione che per le importazioni delle loro merci. Quindi questo è il tema, cioè oggi ci sono più competitor a livello globale che stanno velocemente sviluppando delle tecnologie per definire nuovi paradigmi. Lo abbiamo visto anche con il vaccino, cioè c'è stata una competizione non soltanto gli statunitensi, ci sono gli anglo-italiani, ci sono gli statunitensi insieme ai tedeschi, e non a caso Putin ha chiamato il vaccino russo Sputnik 5, perché lui stava capendo, cioè aveva l'intuizione che stavano arrivando primi, e lo Sputnik insieme a Yuri Gagarin è una delle immagini più forti della prima fase di primato tecnologico dell'Unione Sovietica rispetto al mondo occidentale. Quindi questo è il tema. Velocemente, soltanto questo, è un volumetto che ha pubblicato il mio amico Daniele Lazzeri,
che cura delle riflessioni molto interessanti sulla geopolitica. Questo è un libro sviluppato intorno al pensiero di Davutoğlu. Davutoğlu è stato poi defenestrato da Erdogan, è stato un importantissimo ministro degli esteri turco, nonché pensatore geopolitico, e il libro si chiama La profondità strategica turca. Perché vi ho fatto vedere questo libro? Scusami, Gabriele. Pronto? Sì, vi ho fatto vedere questo libro, oltre perché la Turchia è tornata prepotente a giocare un ruolo, perché io ne ho visto una copia a Damasco nel 2017, nell'ufficio del generale di polizia che, dopo aver resistito all'assedio dell'ISIS per 2 anni ad Aleppo, era stato chiamato da Assad a gestire la sicurezza dei quartieri governativi di Damasco. Quindi io sono stato da lui, l'ho intervistato, e mi ha colpito questa stanza piena di libri, e sulla sua scrivania in evidenza questo libro. Cioè, per dire che una classe dirigente, anche tecnica, perché quello non era un politico, ma era un tecnico della sicurezza, non un soldato politico, quello prima faceva il capo della polizia di Aleppo, sul campo ha dimostrato la qualità nel respingere gli assalti degli integralisti musulmani, ma cercare di porsi nella testa degli altri, cioè capire che cosa sta accadendo, cioè accettare punti di vista diversi. Io, diciamo, ho sempre pensato che una delle ricchezze di un approccio di destra, anche alla Evola, adesso forse dirò una cosa che potrà turbare qualcuno, è un certo relativismo. Relativismo non significa, cioè, diciamo, relativismo di valori, ma la capacità di entrare nella testa degli altri. L'altro giorno ho avuto una discussione col Sorriso con un amico che fa l'analista geopolitico, insegna la LUIS, Germano Dottori, che aveva pubblicato le memorie di un generale americano, si chiama Battleground, questo libro, dove questo generale americano, e concludo, diciamo, questa prima risposta, dice: ah, ci sono due tipi di approccio strategico, c'è, cioè, un approccio strategico narcisista ed uno empatico. Il narcisista è autoreferenziale, l'empatico è in grado di leggere l'altro. Io gli ho detto: guarda, Germano, ma qua non stanno scoprendo nulla, perché 5 secoli prima della nascita di Cristo, Sun Tzu ne dice: se conosci te stesso, hai la possibilità di vincere una battaglia su due; se conosci te stesso, il tuo nemico, sei invincibile. E questo è il tema vero oggi di coloro che stanno sfidando una supremazia americana che forse mai come oggi è stata vicina a quella metafora di Mao della tigre di carta, o della tigre, diciamo, dai piedi d'argilla. Grazie. Senti, allora, tu ora hai un pochino ovviamente spinto sulla questione cinese, però ho letto nelle tue interviste e tu parli molto non solo della Cina, parli anche del Giappone, parli anche dell'India e tra l'altro parli anche di Israele da questo punto di vista. Però in particolare ho notato che sull'argomento si vede una differenza quantitativa e qualitativa in questa competizione dell'Oriente e Occidente. Quando dico Oriente non mi riferisco ovviamente solo alla Cina. E praticamente, se, da quello che colgo, gli ingegneri ogni anno l'Oriente diploma 9 volte tanti ingegneri di quello che fa l'Occidente. Oltretutto, tu a un certo punto hai chiamato in causa il post 68, dicendo che in Occidente ha scardinato i principi della disciplina, dello studio, dell'abnegazione come motore di crescita e di affermazione individuale e sociale. E tutto questo mentre più nella ricerca sociale fotografa come proprio da allora nella nostra società si sia bruscamente arrestato l'ascensore sociale. Quindi, tra l'altro, ci aggiungerei pure il crollo demografico. Sì, Quindi. guarda, Gabriele, mi aggancio subito a questa cosa che tu hai detto. C'è una cosa paradossale, un dato che emerge, che forse andrebbe utilizzato con maggiore aggressività anche nel dibattito, è il fatto che in tutti i paesi occidentali, con l'avvento del 1968, quindi della contestazione, la società si è congelata. Cioè, paradossalmente,
il modello di scuola gentiliano basato sulla disciplina, sulla formazione, sull'approfondimento, era diventato una sorta di ascensore sociale per tutte le classi. Quindi era interclassista, nonostante venisse attaccato come scuola classista, e aveva creato una condizione di questo tipo. Invece, se noi andiamo a studiare tutti gli indici della mobilità sociale, è un dato costante in tutto l'Occidente che con il 1968 e la contestazione l'ascesa sociale si è fermata. Poi, se vi interessa approfondire questo tema dei modelli educativi tra Oriente e Occidente, c'è un libro molto bello pubblicato dal Cerchio, curato dal professor Sidoti, un sociologo di grande spessore, di grande qualità, appunto, che ci parla di modelli educativi. Io, come raccontavo invece a Gabriele, forse l'avete capito, ho un approccio alla realtà molto viscerale, cioè cerco di sistematizzare a posteriori le cose che in qualche modo mi colpiscono, cioè che lasciano su di me un segno. E raccontavo a Gabriele, mi fa piacere condividerlo con voi, due immagini che ho visto a Hiroshima nel 2018. Sono stato un mese in Giappone, ho avuto modo di girarlo in lungo e largo, e devo dire che però Hiroshima lascia un segno particolare in chiunque, diciamo, mette piede nella prima città nuclearizzata con le bombe atomiche. E vi racconto queste due immagini. La prima immagine, proprio di fronte al luogo che viene considerato come il luogo simbolo, che è, si trova sulla verticale dove è stata sganciata dall'Enola Gay la bomba atomica, un gruppo di donne americane con i passeggini. E una di queste donne, tra l'altro, come dire, anche... poi mi si accusa di fare body shaming, bene, un po' obesa, ecco, diciamo così, si è messa di fronte a questo luogo, cioè del dolore del mondo, perché non è solo del dolore dei giapponesi quello che è accaduto, ha fatto il segno di V di vittoria e si è fatto scattare le fotografie. E, tra l'altro, lì ho pensato una cosa e condivido con voi questo pensiero, cioè secondo voi quella donna ha votato Trump o Biden? Ma questo non perché Biden mi sta simpatico o perché il politicamente corretto mi sta simpatico, ma per segnare una distanza antropologico-culturale con un certo mondo. Cioè, non è vero che il nemico del mio nemico necessariamente è mio amico. Bravo. Io non voglio, come dire, arrendermi a un sillogismo meccanicista di questo tipo. Tolto questo aspetto, come dire... emotivo, girando per il Parco della Memoria, ho visto ci sono tante targhe in questo Parco della Memoria, non so, che ricordano le vittime più giovani, perché lì vicino c'era una scuola elementare, i coreani che erano stati deportati come degli schiavi dei giapponesi, e ne sono morti tantissimi durante il bombardamento nucleare. Ognuna di queste targhe segna una storia particolare. Ma tra queste, per agganciarci al discorso di Gabriele, c'è una targa che racconta la storia degli studenti universitari giapponesi, perché lo Stato Maggiore nipponico, già nel 1944, si era reso conto che la guerra era perduta, che non ce la potevano fare, che, come aveva detto Yamamoto, il gigante sopito si era svegliato e che... stava producendo le corazzate, le portaerei, gli aerei, e che si stava sgretolando quell'area di coprosperità, quell'impero che il Giappone aveva conquistato con la Blitzkrieg del 42, ma che era apparsa in questo caso un gigante dai piedi d'argilla. E allora nel 44 viene mandato un ordine per cui gli studenti universitari giapponesi erano esonerati dalla difesa della patria. Cioè, o meglio, per evitare che questo capitale umano fosse disperso, morendo negli atolli, negli scogli lontani, eccetera, eccetera, per gettare i semi della rinascita dopo la possibile e probabile sconfitta, bisognava salvare
i germogli di una nuova elite. Però questi ragazzi, in realtà, cioè, considerando che i loro fratelli maggiori, i loro padri si stavano immolando e che le città giapponesi erano cancellate dalla faccia della terra dai bombardamenti convenzionali, perché una cosa che non si dice è che il Giappone, prima di subire l'olocausto nucleare, ha conosciuto i bombardamenti con le fortezze volanti B-29 e le bombe al fosforo. E questo non l'ha conosciuto solo il Giappone, in realtà l'ha conosciuto anche la Germania. È stato fatto uno studio che dimostra che la radioattività del cielo tedesco, quindi in Germania non sono state lanciate le bombe atomiche, sono state lanciate e sganciate bombe convenzionali, ma tenete presente che in Germania nel 1944 si era già arrivati a quello che si chiama bombardamento di saturazione, cioè le città che erano state colpite erano state talmente distrutte che si bombardavano le rovine. Quindi la combinazione di polveri, tutto quello che si è scatenato, ha cambiato la consistenza dell'atmosfera sopra la Germania. Cioè, queste sono notizie che oggi noi storici conosciamo, non sono divulgate, non sono, diciamo, patrimonio comune, ma questo è accaduto sui cieli dell'Europa e lo stesso sui cieli del Giappone. Quindi che cosa succede? Che questi ragazzi comunque volevano dare il proprio contributo e quindi si arruolano nei pompieri, si arruolano in quella che era la protezione civile e, come una specie di corpo itinerante, cercavano di immaginare quale città avrebbe dovuto subire il bombardamento dagli americani. Quindi andavano, scavavano le trincee tagliafuoco, scavavano le vasche per mettere l'acqua e in qualche modo con il loro impegno cercavano di salvare il salvabile. Nell'agosto del 45, praticamente quasi tutte le città giapponesi erano state già cancellate dalla faccia della terra. Infatti chi è andato in Giappone si stupisce del fatto che sono pochissimi i monumenti tradizionali presenti, ma questo perché di fatto, essendo la maggior parte di legno e mattoni, erano stati consumati da questi terrificanti incendi scatenati dalle bombe al fosforo. Allora, quando bisogna decidere dove andare per dare il proprio sforzo, questi ragazzi vengono mandati a Hiroshima, perché insieme a Nagasaki era una delle poche città che non avevano già subito questo martirio. Ma è chiaro che le trincee tagliafuoco o i vasconi per l'acqua, eccetera, sono stati di fatto inutili sul bombardamento nucleare. E allora c'è questa targa che ricorda lo sforzo di questi 15.000 studenti universitari, quindi il 15% degli studenti universitari mobilitati nella difesa antiaerea giapponese, ne sono morti 100.000, sono morti nei 5 anni, diciamo, nei 4 anni per il Giappone della guerra dal 41 al 45, sono morti a Hiroshima. E questa targa dice, recita testualmente, a coloro che sacrificarono la giovinezza e lo studio. Cioè, come a dire che le cose più belle e più profonde sono la giovinezza, che è una condizione dell'anima e del fisico, e lo studio, non visto, come diceva Gabriele prima, semplicemente come un impegno personale, ma come qualcosa fatto per tutta la comunità nazionale. Ed è questa, diciamo, è una cosa che in realtà i giapponesi hanno appreso da una visione confuciana. Lo studio in Cina viene esaltato come la massima forma di manifestazione di abnegazione collettiva. E qui devo dire una cosa che ho detto anche ieri sera in un altro dibattito, che è un tema su cui questo mondo di riferimento, chiamiamolo identitario, comunitario, eccetera, forse non ha riflettuto fino in fondo. Perché se vi capita, ci sono dei libri molto interessanti di un economista che si chiama Loretta Napoleoni, che ha scritto su quello che è accaduto nell'Europa dell'Est e in Russia dopo la caduta del muro. Perché se è vero che l'utopia comunista è stata costruita sul sangue di centinaia di milioni di esseri umani, tra la Cina, la Russia, i paesi dell'Est, è stata costruita conculcando lo spirito delle tradizioni, delle identità e delle nazioni, comunque c'era il tentativo
di costruire un uomo nuovo, certamente forse un uomo artificiale, ma agli uomini e alle donne veniva data una traiettoria, quindi i tecnici, gli ingegneri, le donne. Quando tutto questo è finito, l'Ungheria, la Cecoslovacchia che poi si è dissolta, Repubblica Ceca e Slovacchia, eccetera, eccetera, che cosa hanno fatto le donne? Non hanno più studiato, non hanno più fatto lo sport per eccellere a livelli mondiali, ma sono diventate pornostar, prostitute. Quindi veramente quello è il caso più eclatante di quello che dice Nietzsche. Nietzsche dice di dobbiamo sempre distinguere tra due tipi di libertà: la libertà di e la libertà per. La libertà per è la libertà più alta perché è legata a un fine, e la libertà di è quella che poi rischia di diventare, come in questo caso, libertinaggio. Il problema è che oggi il cosiddetto Occidente, anche se io rigetto questa categoria sia filosofica che geopolitica, è minata al proprio interno da una visione che è politicamente corretto, che le impedisce di leggere la complessità di quello che sta accadendo. Dall'altra si sente, perché poi i popoli hanno un sentire profondo, e l'Occidente ha, i popoli occidentali sono consapevoli del fatto che c'è stato il genocidio dei Pelle Rossa, che c'è stato il genocidio degli cioè, o meglio, consapevoli, no, dentro, cioè una cosa più profonda, cioè il fatto che dal nostro continente, che aveva raggiunto le vette più alte del mondo tradizionale, poi è partita un'ondata che ha distrutto tutto. Io in questo seguo molto Frobenius, che è stato uno storico delle religioni molto in auge nella Germania negli anni 30, ma che diceva: poca dignità ho visto nel mondo come nei guerrieri Masai. È forse un caso che Leni Riefenstahl, dopo aver girato Il trionfo della volontà, va in Africa a fotografare i Nabu, i grandi guerrieri della pelle d'ebano. Cioè, quindi noi abbiamo un problema del fatto che siamo, come dire, oggi paralizzati da una sorta di senso di colpa collettivo che si traduce nell'incapacità di un pensiero critico e tragico della storia, e del fatto che gli altri invece continuano in una visione eraclitea basata sul conflitto della storia. Grazie. Siamo i narcisisti castrati, perché... Senti, mi sembra una definizione molto corretta questa, Gabriele. Senti, prima di farti la prossima domanda, avevo dimenticato di dire che il libro che hai citato prima l'ha scritto Ormanno Wiesentainer, che tra l'altro scrive anche Wise. Allora, io volevo dire questo, torniamo un attimo al ragionamento del fatto che sono saltati, che è saltato il paradigma. Tu hai a un certo punto scritto: abitiamo contemporaneamente un mondo globale, post-globale e antiglobale. Allora, vorrei dire, se ci puoi spiegare meglio questa affermazione, che mi sembra riassumere e sintetizzare tanto la formula di unità e scissione di Lenin, quanto l'avvento del nomos dell'aria di Geniero Alvi, un momento a cui sono particolarmente affezionato, dato che sono anni che sostengo la geopolitica di quest'era non corrisponde solo in parte a quella conosciuta prima della rivoluzione sovietica. Sì, guarda, devo dire che anche qua questa cosa che tra l'altro non sta nel libro, ma è il frutto di una conversazione su Osservatorio Globalizzazione di Aldo Giannulli, nel tentativo di ragionare sulla filosofia della storia, allora, io non do un'accezione positiva o negativa al termine globalizzazione. Ecco, partiamo da questo, che forse ci aiuta. Cioè, nel senso che nel corso della storia si sono alternati costantemente momenti di apertura e momenti di chiusura. Cioè, l'impero romano al suo apogeo, come l'impero spagnolo del 500, come le repubbliche marinare, non avevano rinunciato ad una visione tradizionale anche governando le grandi rotte commerciali. Ok? Ci sono tipi diversi di globalizzazione, al punto che se oggi diciamo che in questa fase post-globale il tema fondamentale è il muro, il limes, anche se una volta che mi sono trovato a discutere con un autorevole politico sovranista
che esaltava questo concetto dei muri, gli ho detto il problema del muro è che tu poi devi avere anche i legionari che te lo difendono questo muro, no? Perché se tu il muro non ce l'hai presidiato, i muri, diciamo, vengono attraversati. Tra l'altro dovremmo sempre ricordare che i francesi provarono ad alzare la linea Maginot, ma la linea Maginot fu aggirata e poi travolta. Tutte le difese statiche in realtà infiacchiscono anche l'animo, lo spirito. I tedeschi avevano consideravano le truppe da Festung, da fortezza, truppe di terza classe, perché il fatto che tu stai fermo in un posto a presidiarlo, succede che ti viene la sindrome del deserto dei Tartari, aspetti, poi quando arriva, cioè di fatto non sei in grado. Quindi il tema è tra chi si difende e chi, diciamo, c'ha una visione all'assalto delle cose. Fatta questa premessa, il tema è che in questo meccanismo di oscillazione del pendolo, cioè tra apertura, chiusura, il muro, i romani non conoscevano le mura, o meglio, c'erano alcune mura, ma il limes appare quando la spinta dal cuore di Roma fino ai confini si ferma, quindi si cristallizza. Trovo significativo che ad esempio la rivista più importante di geopolitica in Italia si chiama Limes. Apprezzo di più lo sforzo fatto ad esempio da Aldo Di Lello di aver voluto fare una rivista di geopolitica che si chiamava Imperi, non Impero, ma Imperi al plurale, cioè come per dire il mondo è per sua natura multipolare e non accettiamo la logica del Limes perché sentiamo che l'energia vibra ancora dentro di noi. Bene, l'arco di trionfo di Roma, e questo lo spiega Boris Johnson, perché Boris Johnson, che è un personaggio molto particolare e molto contraddittorio, perché Boris Johnson, che oggi fa un po' il macchiettista sulla Brexit, è uno che ha studiato il greco e il latino, si è sforzato di difendere il greco e il latino nelle scuole e nei licei inglesi, dicendo che quello era l'ancoraggio della Gran Bretagna alla cultura europea. Dice che Roma deve rimanere sempre l'orizzonte per tutti gli europei e spiega che l'arco di trionfo fondamentalmente è una porta di mura ma senza mura, perché nelle città romane non c'è bisogno di mura perché c'è la Pax Romana garantita dalle legioni. Poi è chiaro che lui da politico tatticamente ha provato a seguire l'UKIP e queste altre formazioni e poi è arrivato a conquistare, vedremo per quanto, il Partito Conservatore Inglese. Oggi ci troviamo in questo contesto che ha definito Gabriele, cioè è veramente quello che Junger chiama al muro del tempo. Le tre traiettorie, il premoderno, il moderno e il postmoderno, che sono da questo punto di vista l'antiglobale, il globale e il post-globale, stanno convergendo verso un punto. Perché oggi c'è questo interesse anche per gli autori tradizionali? Cioè l'altro giorno è stato l'anniversario della nascita di René Guénon, il 15 novembre 1886, e sui social si è parlato di René Guénon, come si parla di Junger, come si parla di Evola, come si parla di Dugin, come si getta di questi autori anche sui media mainstream, perché ci si rende conto che l'uomo tradizionale, l'uomo classico, lo stoico, avendo interiorizzato il senso tragico della storia, è più attrezzato dell'uomo moderno quando il tragico irrompe nella storia. Cioè, poi l'arte è anche particolare, no? Cioè è l'artista che sente il tempo o è il tempo, cioè lo zeitgeist che entra in modo oracolare dentro l'artista, no? Dandogli un'intuizione. Onfray, che è un filosofo ateo francese contestatore, ma poco prima della pandemia scrive un libro, Saggezza, che esalta le virtù degli antichi romani, dove dice saper vivere in fondo è saper morire. Allora, cioè, questo significa che il grande artista è colui che coglie
il fatto che nello zeitgeist, nel tempo intorno a noi, si concretizza un momento, un passaggio. E questa cosa del tempo, diciamo, in qualche modo, questa intuizione ce l'ho avuta guardando questo film di Nolan. Non so quanti di voi, diciamo, hanno avuto l'occasione. Tenet, che è un film proprio sul concetto del dominio del tempo e del viaggio del tempo, che parte dal quadrato magico. Cioè Tenet è proprio uno dei versi del quadrato magico. Satora repo Tenet opera rotas, cioè che è un glifo che si può leggere in tutte le direzioni e dice sempre la stessa cosa. Sator arepo tenet opera rotas, Sator arepo tenet opera rotas, e così via, diciamo, in tutte le sue manifestazioni. Dove Nolan abbia trovato questa cosa, sinceramente non lo so, lui non l'ha raccontato, però il film, che è un film come già Inception, potentemente esoterico, si basa su questo concetto di dominare i flussi del tempo, l'accelerazione del tempo. Anche Putin ci prova, perché Putin, diciamo, è un leader che è consapevole di un fatto, che in realtà la Russia è un paese sfibrato, è un paese in realtà in una condizione di profonda decadenza, perché nonostante quello che lui sta cercando di fare, gli indici demografici si spostano pochissimo. Ma dove la vediamo la debolezza di Putin o della Russia, che riesce sia a fare il peacekeeping tra l'Armenia e l'Azerbaijan, riesce a fare una proiezione di forza in Siria, riesce a fare la proiezione in Libia, ma perde l'Ucraina e rischia di perdere la Rutenia, quello che loro chiamano il prossimo, l'estero prossimo. Cioè oggi la NATO e l'influenza della NATO si è incuneata talmente profondamente nella Russia, dove non erano arrivati neanche i tedeschi dopo la pace di Brest-Litovsk del 17 o nell'offensiva del 42 Case Blu che li portò al Volga. Quindi cioè veramente c'è un problema, però Putin concepisce questo concetto del tempo e in qualche modo attraverso anche la sua fisicità, eternando Putin, cerca di cristallizzare questo tempo. Non sapremo quello che accadrà. Poi ci sono quelli che vogliono accelerare l'arrivo dei tempi ultimi, tutti gli integralismi, perché gli integralismi odiano il mondo, vorrebbero un mondo perfetto, quindi l'integralismo islamico, l'integralismo evangelico, l'integralismo ebraico, un certo sciitismo, perché nello sciitismo è insita questa visione escatologica. Quindi il fatto che tutti questi diversi soggetti geopolitici si trovano a convivere in modo sincronico all'interno di questo tempo, è chiaro che cioè, rende peculiare questo momento che ci troviamo a vivere. Molto bene. Allora, le prossime due domande sono in prospettiva. La prima forse è un po' più angosciante, la seconda un pochino più piacevole. Dunque, torniamo a quello che tu hai parlato, tu hai detto che siamo a livello quasi, cioè non ci siamo ancora, ma è uno scenario quasi da Manuel Hill Report. E tu hai detto comunque il mondo di domani sarà molto diverso da quello che conosciamo. Dunque, tu a un certo punto racconti che sono stati dovuti bloccare due macchine senzienti perché erano prese a comunicare autonomamente tra loro in un linguaggio ignoto ai tecnici. Questo, se è vero, è piuttosto inquietante. Sì, sì, certo, questo è vero. C'è stato un esperimento con due macchine che c'è un esperimento fatto, mi sembra, da Google con due computer quantistici. Queste due macchine hanno cominciato a parlare tra di loro in un linguaggio che era indecifrabile per i programmatori, però si sono resi conto, perché si è capito che stavano parlando, perché c'era un ritmo, cioè la comunicazione si basa sul ritmo, una domanda, una risposta, delle pause. Allora, di fronte a questo, i programmatori hanno staccato la spina, perché era l'unica cosa che si sentivano di fare in quel momento. Ma in realtà, cioè, bisogna dire che sono pochi, anche dei signori del silicio, che sono fanatici della tecnica fine a se stessa. Anzi, ad esempio, Peter Thiel, che è stato uno dei pochi ad appoggiare Trump. La maggior parte, diciamo, dei grandi signori del silicio della Silicon Valley, come sappiamo, sono schierati sul fronte democratico.
ma Peter Thiel, che è un personaggio molto particolare, si vede nel film The Social Network, perché è il primo che dà $500,000 a Mark Zuckerberg, che gli sono valsi poi $1.5 miliardi, diciamo l'acquisto della quota di dentro a Facebook. Lui, oltre a questa partecipazione in Facebook e altri fondi di investimento, ha una startup che si chiama Palantir. Non so se vi ricorda qualcosa. Il Palantir sono le perdute pietre veggenti, che in realtà corrompono, perché Saruman, guardando dentro la pietra di Palantir, viene irretito dall'occhio di Sauron. Bene, lui ha fatto questa startup, l'ha chiamata Palantir, e Palantir c'ha un solo cliente, la CIA. Questo lo racconta Arezu, che è un consigliere scientifico di Limes, nel suo libro Le potenze del capitalismo politico. E questo Peter Thiel lamenta ad esempio il fatto che oggi non si osi di più con la tecnica. Dice, cioè, quando io ho cominciato a fare questo lavoro, tutti pensavamo che avremmo avuto le macchine volanti, che avremmo conquistato Marte, le profondità degli oceani, e invece oggi fondamentalmente l'innovazione è una cosa banale come i social network. Ma Elon Musk invece è uno che proprio lo dice chiaramente, che è terrorizzato dall'idea dei computer pensanti e che il computer senziente potrebbe aprire la strada all'estinzione dell'essere umano. E come lui, tanti altri, diciamo, che discutono di questi temi. Cioè, la cosa veramente assurda è che argomenti fondamentali per il futuro del genere umano di fatto non vengono minimamente trattati da un punto di vista dell'etica, ma anche della funzionalità. Cioè, oggi, ad esempio, mi hanno fatto vedere un'altra startup italiana con un brevetto molto interessante sulla guida da remoto. Perché la guida da remoto? E ce ne sono due di startup, una svedese e una italiana, che sta sviluppando questo tema. Perché si sta cercando di far capire a coloro che stanno sviluppando la macchina guida autonoma che la macchina guida autonoma può solo amplificare i danni della digitalizzazione. Cioè, si calcola che in America, nel momento in cui ci sarà la transizione sull'auto a guida autonoma, si perderanno 2 milioni di posti di lavoro, che non potranno essere recuperati in nessun modo, perché all'autista che cosa gli fai fare? Allora, su che cosa stanno lavorando queste startup? Sul fatto che i sensori ti possono dare una guida più sicura rispetto all'uomo, ma come il drone viene pilotato da remoto, anche il camion o la macchina, chiaramente qui stiamo parlando di logistica, quindi di spostamento di merci, non di esseri umani, perché l'essere umano c'ha tutto un altro tipo di problema. Parliamo di spostamento di grandi quantità di merci su gomma. Quindi dove non è sviluppata la rotaia, si continuano a spostare i furgoni, i camion, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è di non distruggere questi posti di lavoro, ma di riuscire a coniugare la sicurezza dei sensori, eccetera, eccetera, con la guida da remoto. Funziona, non funziona? Io vi sto raccontando in presa diretta, oggi sono venuti e mi hanno detto, ci puoi dare una mano a sviluppare questa cosa, eccetera. Il tema vero è che non si sa che cosa far fare a milioni di esseri umani. Sto seguendo un ragazzo che sta scrivendo una tesi molto interessante sul reddito di cittadinanza, sul reddito universale, che è anche argomento di saggi di politica internazionale su Foreign Affairs. Lo trovate sul numero scorso, sul tema del reddito universale, che è uno degli argomenti di cui si dibatte del grande reset. Perché il problema non è tanto quello che è accaduto con il Covid, perché io dico che il Covid è un cigno nero e ha molto a che fare con il tempo, perché tutto quello a cui stiamo assistendo, cioè la fine di determinati modelli di lavoro, erano insiti in quello che stava accadendo nell'accelerazione tecnologica, ma sarebbe accaduto nei prossimi 3 anni. Quindi l'idea è che in 3 anni uno più o meno si poteva organizzare. Tutto questo è accaduto in 3 mesi, lo smart working, ok? Ed è interessante però notare la matrice ideologica di questa roba del reddito di cittadinanza. Perché?
Il primo nella storia a parlare di reddito di cittadinanza è stato Nixon. Cioè, e ci fu anche un tentativo di farlo votare. Fu votato al Congresso e fu bocciato al Senato. Quindi esistono atti parlamentari dove i repubblicani americani hanno fatto questo. I repubblicani americani lo hanno fatto perché ispirati a una visione, come dire, di conservatorismo compassionevole. Cioè, è una visione molto distante dalla nostra visione sociale, però sono stati i primi. Poi ci sono stati altri esperimenti, tra cui questo dei 5 Stelle. Parallelamente ce n'è stato un altro fatto in Finlandia, ma i cui esiti sono molto nebulosi, perché la gente si vergognava di dire che prendeva il reddito di cittadinanza. In Svizzera hanno votato contro il reddito di cittadinanza, che non erano i 500 euro italiani, ma un reddito che sarebbe stato preso da chiunque a partire dai 16 anni fino all'età matura, fino a 2500 euro. Ok? Gli svizzeri hanno votato contro. Oggi la spinta più forte sul reddito universale è arrivata alla Silicon Valley, perché il problema che hanno quelli che producono i telefonini, tutti questi servizi, è fondamentalmente, visto che i posti di lavoro sono distrutti dal digitale e dai cinesi, come fanno le persone a comprare tutto questo? E qui vi dico un'altra cosa che mi colpì molto durante un dibattito fatto in un centro sociale di destra, dove mi hanno invitato. Il titolo del convegno era delocalizzare e tradire la patria. In realtà io ho un'idea un po' controversa rispetto a questo tema, perché se tu sei una potenza imperiale come gli americani hanno delocalizzato e hanno sacrificato dei pezzi del proprio apparato industriale e dei propri ceti medi per vincere la guerra fredda. Cioè, i cinesi festeggiano il 1978 con l'apertura della globalizzazione. Gli americani da lì cominciano a spaccare il moloch geopolitico, ideologico e la massa continentale su questa linea di frattura Cina-Russia. È chiaro che per i colletti blu e i colletti bianchi americani è stata l'inizio di una specie di apocalisse. Mi colpì molto che un ragazzo, tra l'altro che io conoscevo anche come un militante, mi disse: ma noi non possiamo avere un lavoro normale per poterci comprare la casa, per pagare le rate della macchina, per comprare quello che ci serve, mettere su una famiglia. E io sinceramente, vi dico la verità, sono rimasto un po' perplesso da questa cosa, perché è molto umano, ma non mi aspettavo, diciamo, che l'orizzonte di un militante potesse essere questo. Però se voi ci pensate, riflettete a fondo, che l'immaginario di tutto il mondo sovranista fondamentalmente è Happy Days. È Happy Days. Cioè il mondo occidentale degli anni 50, dove mi posso comprare la macchina, la casa, eccetera, eccetera. Cioè fondamentalmente di questo stiamo parlando. Che si può anche fare con i dazi, perché Trump ha dimostrato che i dazi funzionano, perché dazi parziali hanno generato 6 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ci sono altri tipi di problemi però, perché tutti gli studi ci dicono che se ci sono delle classi, dei gruppi etnico-sociali che si sono anche avvantaggiati di questo ritorno industriale, eccetera, c'è un gruppo che viene spazzato via e che si suicida o si droga o si ubriaca. Lascio immaginare a voi qual è questo gruppo umano, a noi molto affine purtroppo, perché è quello che vede il proprio orizzonte restringersi. Ok? Quindi sono veramente dei temi che non possono essere affrontati soltanto su una sfera materiale. Ecco, cioè, noi che siamo qui stasera abbiamo deciso di sacrificare un'ora del nostro tempo per riflettere intorno a questi temi. Cioè, che cosa dobbiamo chiedere quando interagiamo col tema poi della politica più spicciola? Di non accontentarci della logica che il nemico del mio nemico necessariamente è il mio amico, e di alzare l'asticella. Non ci dobbiamo accontentare. Però scusa, d'accordo, sono totalmente d'accordo. Ma tornando all'argomento che hai affrontato, c'è una domanda che viene spontanea, anzi due o tre che sono tutte collegate. Due o tre, da una siamo già arrivati a tre. Diamo per scontato che riusciamo a non farci dominare dalla macchina.
diamo per scontato che non dobbiamo arrivare alle follie di Gaia, eccetera, per cui da terminare 6 miliardi di uomini per colpire 15 miliardi di umani, no? Eliminiamo questi due discorsi apocalittici. Ovviamente tu dici che stanno scomparendo un sacco di lavori e via dicendo, quindi la soluzione è il reddito, una delle soluzioni è il reddito universale. Però la soluzione del reddito universale, a mio avviso, non è una soluzione. Perché? Perché cosa comporta? Anzitutto, come si differenziano i redditi universali? Sono uguali, quindi stiamo parlando quasi di quell'eguaglianza salariale che persino Marx ha detto che pensa che sia questo, il comunismo non ha capito nulla. E secondo poi, che significa? Diamo la possibilità alle persone di oziare. A me sta bene che le persone che riescono a produrre nello spirito e riescono a produrre in qualche altro modo ozino piuttosto che aprire un negozio, ma altrimenti qua facciamo una serie di abrutiti. Quindi dovremmo immaginare un tipo di società di lavoro e anche di io non ho la risposta, società di lavoro e anche di introito differente, perché l'idea questa della realtà, francamente non ho nulla in contrario, come non ho in contrario il fatto che uno prenda la disoccupazione, ma prenda la disoccupazione quando è disoccupato. Se uno deve vivere da disoccupato, cioè dovrebbe avere delle funzioni che non, così non avrebbe più. Sì, allora Gabriele, allora io la mia voleva essere un'analisi asettica, cioè io non stavo dicendo faccio il tifo per il reddito di cittadinanza o il reddito universale, cioè si sta facendo questo dibattito, purtroppo diciamo la qualità del dibattito politico italiano ha fatto sì che ci siamo ritrovati i 5 Stelle e la peggiore di tutte le forme di contrasto alla povertà che è stato il reddito di cittadinanza italiana nelle sue applicazioni. Allora, in realtà, come tu giustamente hai detto, ci sono due aspetti che dobbiamo tenere presente. Uno, che cosa accade di questo tempo delle persone? Perché non è vero che lo Stato non si deve preoccupare di quello che succede dentro le case degli esseri umani, perché poi ho visto anche una certa destra rivendicare una sorta di, come dire, una visione anarco-libertaria. Che poi è strano perché, cioè, se abbiamo letto Gentile, lo Stato è etico, no? Quindi lo Stato ti può dire quello che devi fare in vista di un bene superiore. Va bene, è chiaro che siamo in un momento dove ci sono tante perplessità. Però secondo me qualcuno a Di Maio gli deve aver detto delle cose, perché quando Di Maio ha cominciato a dire che non ti potevi comprare il gratta e vinci, non ti potevi comprare delle cose, eccetera, era perché gli hanno fatto vedere alcune tabelle di come i disoccupati americani che prendono delle forme analoghe di reddito di cittadinanza passano il proprio tempo, cioè lo passano ubriacandosi, lo passano consumando pornografia sui siti internet e si drogano con si stordiscono con questi antidolorifici a base di oppio. Cioè oggi io vi invito, andatevi a leggere, fate una ricerca su Google epidemia di oppioidi negli Stati Uniti e restate impalliditi di quello che sta accadendo da questo punto di vista. Quindi questo è uno. Il secondo tema è più politico, cioè c'è una serie di fantascienza molto famosa che si chiama The Expanse, dove c'è il reddito di cittadinanza, ma chi percepisce il reddito di cittadinanza non può votare. Questo è molto interessante, cioè perché non può votare? Perché gli autori di questa serie sono partiti proprio dal principio base di che cos'è la democrazia, cioè la democrazia, che molto ha a che fare con la visione imperiale, perché Sparta era oligarchica, che non è imperiale Sparta era molto contenta di stare circoscritta all'interno del Peloponneso e di non uscire. Poi esce, diciamo, conosciamo bene le ragioni della guerra, appunto, che si chiamerà guerra del Peloponneso, che è la guerra dei 30 anni dell'antica Grecia. Ma la democrazia imperiale ateniese permette ai cittadini ateniesi di votare perché quelli stavano a remo, cioè le triremi, che sono il tassello basilare del potere imperiale ateniese, andavano a remi. E colui che manovrava il remo ad Atene non è uno schiavo, è un uomo libero. Quindi tutti insieme questi rematori chiedono di poter esprimere
il proprio giudizio sulle cose della città, no? Quello che Meller van der Broek chiama, quando lui dà la definizione di democrazia, come unità di un popolo al proprio destino collettivo. E questo, diciamo, c'è stato anche nelle rivoluzioni del 600, del 700, cioè i ceti produttivi, lasciamo, allora, in questo momento stacchiamoci un attimo da una visione tradizionale, rimaniamo nell'ambito materiale, cioè è chiaro che il borghese francese nel 1700, che è la forza produttiva, paga le tasse, vede gli aristocratici che stanno a Versailles col parrucchino, e quello, diciamo, non gli sta più bene quel tipo di assetto, tant'è che ancora prima nel 600 i parlamenti erano nati fondamentalmente per fare due cose, cioè approvare un bilancio di previsione e un bilancio come si dice, il bilancio finale, questo per contenere le spese che il potere esecutivo, cioè il re, poteva fare per pagare le guerre e le feste, no? Questo era il meccanismo della tassazione. E i parlamenti nascono per questo. Cioè, il problema di oggi, anche rispetto al tema del debito, è, cioè, noi diamo il reddito di cittadinanza, ma poi coloro che prendono il reddito di cittadinanza, quindi che non contribuiscono al bene collettivo, possono attraverso il loro voto determinare il destino di una nazione. Quindi, se da un lato è giusto trovare una soluzione alla povertà, questa soluzione alla povertà non può prescindere da una riflessione su chi è titolato o meno a decidere su dove si sta andando. In questa serie di fantascienza interessante di Expanse, tu puoi scegliere: se prendi il reddito non voti, se voti non prendi il reddito. Cioè, una cosa, quello che succederà rispetto a questo è tutto da giocare. Allora, anche in alcuni ambienti della destra italiana, europea, si è criticato l'Europa e si è detto che Trump funzionava di più. Io non so, lo posso girare a Gabriele, c'ho delle immagini, mi erano già arrivate da alcuni miei corrispondenti negli Stati Uniti, ma le ha trasmesse anche la CBS. L'altro giorno a Dallas si sono messi in fila e sono state contate 25.000 persone sulle automobili per andare al banco alimentare, solo a Dallas, 25.000 persone, ok? E gli poi Stati Uniti non ho capito, scusami. Dallas in macchina poi è pericoloso. In nessun paese d'Europa, nonostante il lockdown duro, si è arrivati a una situazione di questo tipo. Certo, anche qua ci sta chi va alla Caritas, ci sta chi ha difficoltà in questo momento, ma il modello europeo, pur con tutti i suoi limiti, cioè quella ossatura di Stato sociale che si era inventato Bismarck per domare i socialisti nell'Ottocento, sta funzionando, cioè le cinghie di trasmissione. Ma lo stesso Financial Times, che è la Bibbia degli ultraliberisti, lo ha spiegato, ha detto: guardate che, a parte qualche cosa che è arrivato sui conti correnti degli americani, la maggior parte dei soldi che sono stati spesi dall'amministrazione statunitense sono finiti a gonfiare gli indici borsistici, mentre in Europa, dove comunque un abbozzo di stato sociale c'è, arrivano dove devono arrivare. Quindi oggi anche una sfida, e ci avviamo alla conclusione, sarà sulla tenuta e sulla coesione, cioè vinceranno non solo quei paesi che riusciranno a dominare la tecnica, ma anche quei paesi dove ci sarà la coesione sociale, dove stare insieme avrà un senso. È uscito un rapporto della CIA di analisi sul cosiddetto indice di Gini. Gini era uno statistico italiano, messo tra l'altro da Benito Mussolini a dirigere l'Istituto Centrale di Statistica, poi diventato Istat, che ha coniato questo indice che ci permette di misurare la diseguaglianza all'interno di una società. Si chiama indice di Gini. La CIA dice che quando esplode l'indice di Gini, cioè quando diventa incommensurabile la distanza tra gli ultraricchi e i poveri, non è solo un problema diciamo di giustizia sociale, che gliene può importare poco alla CIA la giustizia sociale o l'equità, diventa un problema di ordine pubblico, perché la lontananza tra il senza casa o colui che rischia di essere sfrattato di un sobborgo, o quello che sta a fare la fila al Dallas, e i signori del silicio che stanno sfondando la soglia dei 100 miliardi di dollari di possesso personale,
fa sì che non ci sia nessun senso di appartenenza comune tra quelle due persone, anche se hanno la stessa lingua, credono nello stesso Dio, hanno gli stessi miti nazionali, sono tutti americani, ma in realtà, come dire, la lontananza e la diseguaglianza è come un acido che corrode tutti i rapporti che ci sono tra gli esseri umani all'interno di quella comunità. Senti, l'ultima domanda. Dunque, a me pare chiaro che si tratta di una sfida d'avanguardia, quindi presuppone un'avanguardia qualificata, una nuova concezione di parecchie cose, un cambio di gerarchie valoriali e comportamentali. A un certo punto parli di alchimia. Poi hai fatto notare che la superiorità cinese nella corsa rispetto ad altri modelli, tipo quello sovietico, è stata data la capacità di fare sintesi e non sottrazione tra i vari elementi della sua storia culturale, il marxismo, il leninismo, il confucianesimo, l'Ozze. A un certo punto fai notare che gli indiani di origine di casta brahmana sono spesso favoriti a padroneggiare il sanscrito. Noi possiamo ritrovare nella sapienza antica, nei riferimenti pitagorici, platonici, nella logica, nella semantica classica, gli elementi per partecipare a questa competizione che se no ci sembra destinata a seppellirci? Il microfono. Gabriele, ti lascio con questo. Allora, il problema è capire se questa cosa si può fare come io o come noi. Giulio Sapelli ha scritto un libricino che si chiama Se la Merkel è Carlo V, un accostamento un po' audace, ma a lui gli interessa perché comunque nel momento del famoso impero su cui non tramonta mai il sole, l'Italia come collettività nazionale non esisteva come stato nazionale. Però in quello stesso momento ci sono stati dei grandi italiani, cioè la corte imperiale di Asburgo c'era persino un partito imperiale. Gli italiani hanno predominato in tantissimi settori dell'arte, della tecnica, della scienza, eccetera. Io non mi voglio arrendere ad una visione dove possiamo farcela soltanto come singoli e, auspico e spero che ci possa essere un noi, un collettivo e un comunitario che ce la faccia a vincere questa sfida. Ma possiamo unire gli studi attuali, gli studi moderni con la conoscenza classica, con la semantica, con la filologia? È da lì che allora, possiamo... Adesso ecco, e chiudiamo. Vi dico questo. Così facciamo una provocazione. C'è un libricino che si chiama Israel Startup Nation, Israele la terra delle startup, dove si racconta che una funzione che tutti noi utilizziamo di Google, cioè il fatto che quando cominciamo a digitare le prime parole di una ricerca viene giù tutta quanta una serie di consigli. È un'esperienza che facciamo tutti, no? Quando digitiamo Google ci dà sempre un consiglio di ricerca. Uno dei programmatori che ha lavorato a questa funzione, che è una donna, un fisico, ha raccontato che l'idea per sviluppare questa cosa gli è venuta dal fatto che il padre è un rabbino che fa studi toranici. E quindi come lui studia la Torah e riesce a collegare ogni singolo termine in tutta la costruzione della Torah, è servita poi a sua figlia, che è una programmatrice di avanguardia, per fare una delle funzioni più avanzate di Google. Quindi è chiaro che questa cosa che Guillaume Fayet descrive in archeofuturismo, no? Già lo dice, cioè in realtà l'Europa e il pensiero europeo è faustiano, è contemporaneamente futuro e ancestrale, arcaico. No? A storico, quindi quello che tu dici è la sintesi dove bisogna arrivare. Va bene, grazie mille Salvatore. Penso tu debba andare. Perfetto. Sì, scusatemi, ma mi avrebbe fatto molto piacere confrontarmi, perché siete rimasti in tanti fino alla fine, ma se volete mandare una mail o degli spunti di riflessione a Gabriele, poi li raccogliamo e in qualche modo cerco di rispondere a tutte le sollecitazioni. Perfetto. Grazie a tutti e buon proseguimento. Buonanotte.
Quindi, vabbè, metto il libro di Salvatore, vi scrivo il nome del libro nella chat. Chi fosse interessato. Questo è il nome del libro. Dopodiché, vabbè, niente, ci vediamo alla prossima, direi. Grazie mille. Alla prossima. Grazie Gabriele, Ciao, grazie. ragazzi, alla prossima. Ciao. Molto interessante. Ciao a tutti. Ciao, Gabriele. Ciao.